la voce della tua città. Oh. Sì, ti faccio vedere una cosa bella. Guarda che meraviglia. Ti ricordi quando abbiamo intervistato il figlio di Dario Fo, Jacopo? Sì. Lui firma la prefazione di questo prezioso libro. Lui è un ragazzo in gambissima, Alessio Arena. Dico ragazzo perché è giovanissimo, ma è già professore universitario, ha tantissimi titoli internazionali, è un grande ricercatore, spazia tra il teatro, il cinema, insomma, ha scritto questo bel volume che è La famiglia Rame, storia, tradizione e repertorio di una compagnia di attori tra XIX e XX secolo. Non sapevo fosse una famiglia già di attori Ma dal principio, sai? Sì. Wow. E quindi oggi Eccolo andiamo. Alessio, buongiorno. Ben arrivato. Buongiorno, Ma ben che bello trovato. vederti, Alessio. Grazie, anche per me è bello rincontrarvi, seppur a distanza. Sono davvero felicissime, tra l'altro sono io che ringrazio te intanto per questa preziosa testimonianza sulla famiglia Rame, ma poi perché già da ieri Alessio ha strillato sui suoi social questa nostra intervista di oggi. E ricordavo a Eliana, Alessio, perché avevamo avuto Jacopo Fo in collegamento, lui è il prefattore del tuo libro. Ecco, come ti è venuto in mente di immergerti in questa meravigliosa storia? Tra l'altro, vo voglio solo anticipare che i Rame esordirono come marionettisti. Grazie di nuovo a voi, per l'ospitalità. E questa mia ricerca è iniziata più di 3 anni fa. Ho dedicato a questo il mio dottorato che ho conseguito all'Università di Verona in cotutela con l'Université Sorbonne Nouvelle. E io sono entrato anni fa nell'archivio Rame Fo, di proprietà della Fondazione Forame, che ha supportato la mia ricerca in toto. Di questo ringrazio Matteo Fo, la presidente della Fondazione, che firma il preambolo del volume. E ho iniziato a lavorare su quelle carte, su quei documenti per lo più inediti, scoprendo una storia favolosa, questa storia di una famiglia di attori che ha dato i natali alla grande Franca Rame. Alessio, ti devo fermare perché questa storia meravigliosa devi raccontarla anche a chi ci ascolta alla radio. Perché in questo momento Eliana siamo mi ha soltanto su guardato male perché mi ha Facebook. detto: tu non puoi dedicare solo questo frammento a chi ti segue su Facebook, ma c'è tanta gente che in questo Dacci un momento è secondo. in macchina e ovunque. Certo. Siamo in diretta su Radio In, siamo in collegamento con Alessio Arena. Alessio Arena è l'autore di La famiglia Rame. Aveva già iniziato a darci qualche anticipazione sulla pagina Facebook, dove potrete sempre recuperare il video che in questo momento sta andando in diretta. Ma ci stavamo già addentrando in quello che è stato l'inizio del lavoro che ha portato alla realizzazione di questo volume. Parte da uno studio e poi. E poi sì, si approda a un libro che è un saggio, ma che ho cercato di scrivere nel modo più accessibile possibile. Volevo che potesse essere letto da tutti, non soltanto dagli studiosi di teatro, dagli addetti ai lavori, e racconta la storia della famiglia Rame, famiglia di attori girovaghi, attivi in diverse regioni dell'Italia settentrionale tra l'Ottocento e il Novecento, una famiglia d'arte, una famiglia in cui il mestiere del teatro si trasmetteva di generazione in generazione. La famiglia che ha dato i natali alla grande Franca Rame, che con l'altra metà del suo genio, il grande Dario Fo, ha portato la grande tradizione del teatro italiano a un riconoscimento internazionale, al premio Nobel per la letteratura nel 97. La famiglia Rame era una famiglia di attori che portava il teatro in molte comunità di provincia, comuni, si esibiva presso oratori, piccoli teatri. E davvero per molte di queste persone, parliamo di gente umile, gente semplice, queste davvero erano occasioni preziose, occasioni non solo per scoprire il teatro, ma per scoprire anche la letteratura da cui spesso questi spettacoli erano tratti, no? Adattamenti di opere narrative italiane, francesi o di teatro d'opera, ecco. Il successo era davvero grandioso. Pensate che a Varese, fino a pochi anni fa, Franca Rame, che era già Franca Rame, famoso in tutto il mondo per il suo lavoro con Dario Fo, era ricordata nel Varesotto come la figlia di Domenico Rame. Loro si erano appunto fermati. Vedi?
Senti, Alessio, io oggi a supporto di questo prezioso volume di cui ti chiederò anche la divulgazione, sono sicuro che farai anche tanti incontri con i giovani studenti, con chi ovviamente non ha conosciuto questa coppia di geni, mi riferisco ovviamente a Dario Fo e Franca Rame. Ho voluto scegliere un frammento tratto dal film di Carlo Lizzani, Lo svitato, del 1956, dove questa coppia è strepitosa in questa clip. E ovviamente questo è un privilegio per chi ci sta ascoltando nella diretta Facebook. Quindi Facciamo il nostro se ti fa passaggio. piacere, vediamo questi due strepitosi attori. Mentre in radio ci sono Francesca Michelina e Fedez con Chiamami per nome. E allora qui c'è l'opportunità di Guarda che sono guardare belli. anche le immagini e allora tuffiamoci in questa L'ho meraviglia. svitato. Signorina, posso accompagnarla? Come si permette? Oh, ma guarda che io non sono uno dei soliti infortuni, io sono un gentiluomo, sai. Senta, per cortesia, la smetta, altrimenti chiamo una guardia. Una guardia per lei, una canapiacale per i suoi Chi amici. vuole può scegliere, c'è un poeta, un lupo, un focaccia, c'è tutto La quello vuoi che vuole. piantare, insomma? Possibile che non ci sia una guardia? Guardia, guardia, No, dai, guardia! non esagerare Vieni, vieni, adesso. vieni, E non si sono permetta di ridere, capelli. è spiritoso. Ma Daina! Dai, dai, Daina! Hai avuto paura, eh? E tu che volevi fare uno scherzo a me, visto che contropiede, tac, Sì, tac, gol! tac, 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 gol, fallo al centro! Come stai? Bene, grazie, e tu? Il lavoro? Grazie, va bene, ho debuttato ieri sera. E questi cosa sono? Cani da morsicare per il tuo giornale? No, no, non sono da morsicare, ma quasi. Stiamo combinando un colpo che se va bene vedrai che bomba. C'è di mezzo anche il Gigi? Sì. Che pandoro sei. Ma perché ce l'hai tanto col Gigi? So io Dopotutto è un perché. bravo ragazzo, anche se è un pochettino ortodosso. Voi due dovreste fare la Ah, pace. oh, no, grazie, sto bene così. Lavoro e vado al cinema quando mi pare. E poi, vuoi vedere una cosa? Guarda qua, Luigi, guarda. Altro che ortodosso. Nato a Porto Civitanova, via Broferio 30. Ma no. E tu? Con la Elena? Sempre cotto? Beh, sì. Beh, io sono arrivata. Lavoro qui. Faccio un numero molto importante, sai. Canto una canzone in inglese, molto divertente. Io non capisco una parola, ma la gente ride. Fa così. Jimmy want to dance with me. La 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 Jimmy want to dance with me. La 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 la. Verrai a vedermi qualche volta? Sì. Beh, io vado. Ciao. Ciao. Sono passati 68 anni da questo film, Alessio, che effetto ti fa? Eccoci. Eccoci, Alessio. Ci senti? Eccoci. Ora sì, grazie. 68 anni sono passati da questo film e la bellezza e la straordinaria performance di due giganti del teatro. Ecco, qu quanto ti ha coinvolto questa storia anche da un punto di vista emotivo? Ma enormemente. Io sono innamorato della storia di questi due signori a cui ho dedicato la mia attività da studioso e poi anche ovviamente di quella di questa famiglia che ho cercato di ricostruire nella maniera più dettagliata possibile. È una storia di vite vere, vite vissute, di persone che attraverso il loro lavoro si sono date completamente mettendosi a servizio di quelle comunità e il debito che abbiamo, l'abbiamo tutti, eh? Abbiamo tutti nei loro confronti è davvero incalcolabile, incalcolabile. Significava fare divulgazione, ma farlo davvero, farlo attraverso il teatro,
di quei temi, di quegli argomenti, di quegli autori che citavamo prima. E insomma, noi non possiamo fare altro che raccontare questa storia, che darci lo stesso obiettivo nel nostro piccolo, cercare di raccontarla rendendola appunto accessibile, tenendo conto che è patrimonio. Alessio, dici benissimo quando usi la parola debito, perché leggere la prefazione di Jacopo Fo, il preambolo di Mattea Fo, la postfazione di Erika Rame, significa che un'intera famiglia, gli eredi, si sono stretti attorno a te e ti hanno detto: dai, ti consegniamo una memoria viva. Esattamente, io non finirò mai di ringraziare la famiglia, gli eredi, la fondazione Dario Fo e Franca Rame, Jacopo Fo, Mattea Fo, Enrica Rame, Gianluca Rame, Antonietta Gironi Rame. Insomma, mi hanno messo a disposizione letteralmente la loro storia, il loro patrimonio culturale, facendo molto di più di quello che sarebbero stati tenuti a fare, che avrebbero dovuto fare. Il sostegno è stato totale e ha fatto davvero la differenza, ecco. Grazie a te abbiamo sfogliato l'album dei ricordi quest'oggi, ma ovviamente rimandiamo chi ci ascolta e ci vede nella diretta Facebook a correre in libreria ed acquistare il libro di Alessio. Noi ovviamente ti aspettiamo a Palermo, nella tua Palermo, non finirò mai di dirlo, sei veramente una persona, un testimone vivo di come si possa esportare davvero la cultura e si possa fare davvero con grande professionalità, Alessio. Grazie di cuore, davvero, insomma, io cerco semplicemente di fare il mio lavoro con senso di responsabilità, se poi naturalmente con la speranza, ecco, che poi possa servire a qualcuno, che possa essere utile. Tutto qui. Grazie davvero. Grazie Alessio Arena per essere stato con noi quest'oggi, grazie mille. Ciao, buon lavoro. Queste immagini in bianco e nero oggi ci accompagnano, che meraviglia, sì, fantastico. Sì, sì. Ma poi tra l'altro c'è un filo, un po' i ricordi di Peppino Quatriglio, adesso della famiglia Rame, è bello. Bellissimo, però c'è anche l'attualità.